lanciò per il quotidiano La Provincia, come mantenere i reni in salute. Ne parliamo con il dottor Fabio Malberti, direttore di nefrologia dell'ASST di Cremona e protagonista di questa nuova puntata del Medico Risponde. Buongiorno dottor Malberti, parliamo di prevenzione. Qual è l'obiettivo della giornata mondiale? Buongiorno. Allora, il 14 marzo quest'anno, come tutti gli anni, ricorre la giornata mondiale del rene. Di solito avviene il secondo giovedì di marzo e è una giornata importante perché ha come scopo quello di sensibilizzare la popolazione al problema delle malattie renali e a capire quali sono i soggetti che possono beneficiare di una prevenzione e quindi di un'eventuale terapia. Ma soprattutto la cosa importante della giornata è che un po' tutte le nefrologie italiane in quell'occasione, quindi nella data del 14 marzo, hanno delle iniziative che possono essere anche diverse tra di loro nel sensibilizzare la popolazione. Noi quest'anno ripetiamo un'iniziativa che avevamo avuto anche l'anno scorso, cioè facciamo una giornata in piazza praticamente dalle 9 di mattina alle 16 del pomeriggio, alle 4 del pomeriggio. Abbiamo un gruppo di medici ed infermieri che si occuperanno di fare due esami molto semplici che possono essere indizio, quando sono alterati, di una malattia renale. Allora, le malattie renali, le cause più frequenti attualmente sono due patologie molto diffuse, che sono l'ipertensione arteriosa e il diabete. Quindi in quella giornata noi a tutti i pazienti che sono d'accordo, in tutti i soggetti, raccogliamo due dati anamnestici sulle patologie che hanno, misuriamo la pressione arteriosa, facciamo un esame delle urine. E da questi dati possiamo dare un giudizio sulla necessità o meno di ricorrere a degli esami più approfonditi per inquadrare o la malattia sottostante o per vedere se c'è un iniziale interessamento renale. Quindi, facendo un esempio molto semplice ma che può rendere l'idea, una delle popolazioni più a rischio di malattia renale è la popolazione dei pazienti diabetici. Sappiamo che il diabete è molto molto diffuso e in una percentuale abbastanza elevata di pazienti con diabete che dura da anni tende a svilupparsi un danno renale. Non dà segni che il paziente si accorgi, serve fare l'esame urine e soprattutto serve fare un esame urine un po' più sofisticato, che è il dosaggio della microalbuminuria, per sapere se c'è un iniziale danno renale. Egualmente nei pazienti ipertesi, soprattutto pazienti con ipertensione non controllata, con ipertensione che dura da anni, quindi quelli più a rischio sono i pazienti anche anziani ipertesi, può svilupparsi un danno renale legato all'ipertensione. Quindi questo è il motivo per cui oltre a raccogliere un campione di urine per l'esame delle urine, misuriamo anche la pressione arteriosa e valutiamo se ci sono nell'anamnesi dei motivi per sospettare un danno renale che può essere indotto anche da farmaci, perché purtroppo ci sono anche dei farmaci molto utilizzati che possono essere causa di danni renali. Tra tutti sono i farmaci analgesici, certe classi di analgesici, cosiddetti FANS, possono, usati cronicamente per lunghi periodi, possono dare dei danni sia cronici che acuti della funzione renale. L'anno scorso abbiamo avuto circa 250 persone che si sono sottoposte a questa valutazione e l'utilità è indubbia anche per sensibilizzare appunto la popolazione al problema dell'insufficienza renale che riguarda circa il 10% della popolazione, soprattutto i pazienti o i soggetti con fasce di età più avanzata. Sopra i 65 anni l'incidenza di malattia renale può raggiungere il 10% della popolazione, quindi un paziente su 10 può avere un danno renale che viene evidenziato dall'esame urine e dalla misurazione della funzione renale che si fa col dosaggio della creatininemia. Quindi il controllo delle urine andrebbe fatto almeno anche nei pazienti a rischio. Ad esempio, ci sono pazienti che hanno familiarità per malattia renale, quindi
che possono avere delle malattie genetiche. Un esempio tra tutti, che è una delle cause dopo ipertensione e diabete più frequente nel portare all'insufficienza renale avanzata e alla necessità di dialisi, è la malattia policistica. Questa è una malattia familiare. In genere chi ce l'ha ha avuto un parente che ha iniziato dialisi per questo motivo, e questa è una malattia che si riesce a identificare anche da dati anamnestici o per il fatto che, siccome questa malattia policistica all'inizio può dar come unico sintomo la presenza di sangue delle urine, facendo l'esame delle urine, o può dare ipertensione, oppure facendo uno screening più murato in un soggetto relativamente giovane e con ipertensione. Quindi anche chi utilizza regolarmente analgesici, diceva, che sì, può andare. Sì, purtroppo soprattutto certe patologie, che sono le patologie di pazienti che hanno malattie reumatiche, che proprio perché hanno magari dei dolori articolari sono spesso costretti a prendere dei farmaci, ecco, l'uso prolungato o in concomitanza con l'assunzione di altri farmaci potenzialmente dannosi può causare un danno anche acuto in certi casi, oppure cronico nel tempo. E dottore, ci sono nuove cure farmacologiche? Allora, negli ultimi anni si sono fatti progressi e, guarda caso, uno dei farmaci che sta entrando sempre più nell'uso, nel rallentare un danno renale già esistente, è un farmaco che è stato introdotto già da 5-10 anni nei pazienti diabetici. È un farmaco che si prende per bocca. Questa classe di farmaci si chiama, per dare un termine più semplice ma meno scientifico, farmaco glicosurico. Sono dei farmaci che hanno un'azione di questo tipo, bloccano un recettore che c'è nel rene, che si chiama SGLT2, inducendo la perdita di zucchero. Questo è il meccanismo con cui, nelle urine, no? Quindi danno una perdita di zucchero nelle urine, e questo aiuta a controllare meglio il diabete. Quindi sono stati utilizzati all'inizio per la terapia del diabete, soprattutto nella fase iniziale del diabete, quando si comincia con l'utilizzo di farmaci per bocca prima di ricorrere all'insulina. Poi si è visto che questi farmaci avevano degli effetti molto importanti in senso positivo anche sulla comparsa della perdita renale di proteine, quindi riducevano nei pazienti diabetici che avevano perdita di proteine con le urine la perdita, e quindi miglioravano questo aspetto di danno renale e soprattutto rallentavano lo sviluppo dell'insufficienza renale cronica. Facendo poi delle analisi di questi studi fatti su un grosso numero di pazienti, si è visto che beneficiavano di questo effetto favorevole, quindi riduzione, diciamo così, della perdita di proteine, ma anche stabilizzazione di un danno renale, anche pazienti che non avevano diabete. E solo da un paio di anni sono prescrivibili, quindi anche per pazienti con insufficienza renale cronica non diabetici. Questo è diciamo così, è uno dei farmaci più innovativi usciti negli ultimi anni. Bisogna tener conto che da più di 20 anni, da una trentina d'anni, i nefrologi usavano un farmaco per l'ipertensione, dei farmaci per l'ipertensione che sono della cosiddetta classe degli ACE inibitori, che si è visto che oltre a controllare l'ipertensione rallentavano il danno renale. Adesso abbiamo un altro farmaco che, con un meccanismo simile e sinergico a quella di questi ACE inibitori, è in grado di rallentare la progressione del danno renale in chi ha un danno renale già cronico. E qualche consiglio per mantenere i reni in salute in generale? Ecco, ormai un po' in tutte le patologie si è visto che ci sono delle strategie dietetiche che possono essere utili per controllare certe patologie. Innanzitutto il diabete, ma questa è una cosa già nota nella popolazione generale, avere un controllo dell'apporto degli zuccheri, avere un controllo di un eccessivo apporto di calorie, il ridurre il sovrappeso sono fondamentali nella terapia del diabete, ma anche nella terapia dell'ipertensione. Ormai il sovrappeso, l'attività fisica per ridurre il sovrappeso, si è visto che sono molto utili
almeno come approccio iniziale alla terapia di questi pazienti. Nei pazienti con insufficienza renale sono due gli aspetti che si tende a correggere. Un eccessivo apporto di sale, si è visto che può sovraccaricare il rene di un paziente che ha già un danno renale iniziale e quindi è utile sia per proteggere il rene da progressiva perdita di funzione, sia per controllare meglio, ad esempio, l'ipertensione. E poi l'altra cosa che si fa in una fase più avanzata dell'insufficienza renale, quando il filtrato glomerulare scende sotto certi livelli, è quello di limitare l'apporto di proteine. Quindi, e questo si è visto che è una terapia che a lungo termine rallenta il peggioramento della funzione renale.